Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. In questo gameplay proveremo il nuovo Rodog, il Rodog di Overwatch 2, anche se penso che non abbia cambiato le sue abilità da Overwatch 1 a Overwatch 2. Come sempre, però, mentre aspettiamo che inizi la partita in cui dovremo difendere, diamo un'occhiata alle nostre abilità. Rotta matrice, arma corta agitata e ampia rosata, oppure col tasto destro, Iniziamo. arma media agitata e ampia Sconvolgiamo. rosata. Ultra porcata, danneggia e respinge tutti i nemici davanti a te. Abilità gancio, trascina il bersaglio nemico verso di te, il grab praticamente, e boccata d'aria ti cura e riduce i danni subiti per un breve periodo di tempo. Passiva ruolo tank, riduce l'impatto delle respinte subite. La ricarica della ultra attraverso le cure e i danni subiti è ridotta, beh, giustamente, poiché appunto un tank è ovvio che si prende danni in faccia, non dovrebbe essere proprio premiato troppo per quello. Comunque, andiamo ad aiutare i nostri compagni, dato che siamo rimasti un po' indietro mentre leggevo l'abilità. E vi invito quindi nel frattempo a lasciare un bel mi piace al video, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Overwatch 2 e di Rodog in particolare. E di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ok, sono già arrivato. Facciamo un po' di danno alla tipa. Ecco qua. No, non ho preso nessuno, davvero. Allora, il gameplay di Rodog si basa sul grabbare la gente, quindi bisogna grabbare la gente. Se non riesco a grabbare la gente, sono una pippa. Ok, curiamoci un attimo. Questa era Tracer, vero? No, questa è Sombra. Ci ha fatto un bordello di danni. A quanto pare il mio support ha preferito non curare il tank, ma boh, andare da qualche altra parte. Oppure è morto, non si sa bene cosa sia successo. Ma proseguiamo con Rodog. Peccato non aver preso nessuno con il grab, lì effettivamente è stata colpa mia. Devo mirare meglio, perché in questo gioco se non prendi nessuno con il grab, sei un po' una pippa, cioè non fai niente con Rodog se non prendi la gente con il grab. Eccoci, eccoci, eccoci. Si era incastrato Rodog da questi due pezzi. Ma dai, lì però. Curiamoci un attimo. Boh, impossibile colpire gente che salta in giro comunque. A meno che la grabbi. Mi stanno colpendo. Credo. Oh, finalmente crepa. Ovviamente non crepa. Non si fa danno proprio lei. Io devo ancora capire cosa faccio col campione nuovo, perché mi sta tremendamente sulle palle. Muori, grazie. Tracer deve essere presa, deve essere grabbata. Ah, crepa. Buono. Il Payload magari possiamo anche tirarlo un attimo indietro, eh. O viene indietro da solo. Penso che qualcuno debba starci vicino, però. Quindi per adesso ci sto io, anche se dovrebbe starci, credo, un supporto vicino al payload, perché qui, cioè, io servirei un po' più avanti. Dai, carico, forza. E noi possiamo anche aspettarli qua, in teoria, loro, cioè non è necessario esporsi troppo. Non vedo perché esporsi. Aspettiamo che arrivino loro. Speravo di predittare Zenyatta con la ultima esattiva. Fuori dalle balle tu. No, dai, ci hanno ammazzati. E niente, vedete, cioè, si sono esposti troppo i miei compagni. Dovevano rimanere indietro. Rimanere sul periodo e far venire loro da noi. In quel caso non avrebbero caricato le ultimate continuando a colpirci a manetta. E li avremmo poi presi di sorpresa, perché con Rodog più si avvicinano meglio è per noi. Ora invece hanno portato avanti molto il payload. Io devo riuscire a scendere qui, altrimenti sono inutile. Ok, mi sono tankato un po' di danni. Ma delle cure? No, boh, io non capisco. I support avversari sono sempre lì pronti a curare. Da me i support non fanno letteralmente nulla. Cioè, mi uccide Zenyatta. Il danno di Zenyatta mi uccide, dovrebbe essere tipo ultra compensato dalle cure fortissime di questo gioco.
Invece no. Invece proprio no. Che allora hanno portato la prima parte del carico. Pesa. E non muore. Sto provando a fare il possibile. Dovrei grabbare meglio. Ah, lì era fuori range, peccato. Perché mi sa che l'avevo preso, eh. E qua bisogna lasciare un attimo che la ulti di Reinhardt finisca. L'ho utilizzata, volevo dire, non Reinhardt. E non andarci quando è attiva. Polli. Presa, morta. Buono. Io anche in League of Legends adoro i campioni che grabbano. Thresh è il mio campione preferito oltre a Zac. Ma anche Blitzcrank lo adoro. Nautilus non è male. E infatti in Overwatch con Rodog mi trovo davvero bene. Tac. Aver ultato adesso però Zenyatta non è che serva molto, eh. Anche qui li stiamo facendo ricaricare le ultimate a caso. Dobbiamo andare un po' più vicini. Ah, fuori range, peccato. Presa di nuovo. Boh, questa non prende danno, raga, io non capisco. Non capisco davvero questo campione nuovo. Devo per forza andare a leggere le sue abilità perché non ha senso quello che fa. Per quanto mi riguarda. Non prende danno, fa dei danni atroci e ha tantissima vita. Cioè basta che un support si metta a curarla, praticamente ammazza tutto il team da sola. Poi ha una mobilità assurda, cioè non è che dici che è Rodog che è fermo, impiantato a terra, no? Guardala, guardala, è sempre frontline. Fa dei danni atroci e non muore mai. E niente, one shottato da sta tipa. Api. No, che mi ha shottato Widowmaker con un headshot incredibile. Però ragazzi, cioè minchia. Quella tipa lì comunque sono partite su partite che fa quello che vuole, eh. Come campione proprio. Guarda, guarda, ha iniziato. Impossibile ammazzare Re, coso lì, Zenyatta. Dai, forza, forza, forza. Ecco, possiamo andare via Widowmaker un secondo. Ho capito che siamo in minoranza. Dall'inizio della partita siamo in minoranza. Il loro team davvero cura tutti, fa tutto. Dai, l'ho buttata all'angolo, raga, ma perché nessuno l'ammazza? Perché sono da solo. Ecco perché. Boh, cioè ragazzi, l'ho messa all'angolo con la tipa, nessuno l'ha attaccata. Perché? Perché ero di nuovo da solo. Cioè, letteralmente il mio team in questa partita sta facendo cagare. Boh, abbiamo gente con 0 danni, gente che dovrebbe avere danno che ne ha 900. Io non capisco perché Overwatch fatichi davvero così tanto a fare delle partite equilibrate. Niente. Io sono un tank, vengo one shottato, i miei fight durano praticamente 2 secondi. E guarda, guarda, via, morto. Peccato per questa partita. Mostra davvero il peggio di Overwatch 2. Vediamo comunque di riuscire a fare del nostro meglio. Non si colpisce mai nessuno. Tracer perlomeno è morta. Andiamo a aspettare qua. Ah, di poco. Dai, che grabo di nuovo. Peccato. E purtroppo con la distanza lì, grabbare è un po' difficile. Anche perché mi sa che sono al limite di range. Mentre da qui è molto più facile, per l'appunto. Doppia, buono. Lui andrebbe grabbato adesso, che ha quella ulti attiva.
Ah, che bello ammazzare gli Zenyatta in questo modo. Che è che continua a colpirmi, luccio di merda? Torno un attimo indietro, eh. È inutile star così avanti, tanto il carretto è qui. Dovrei grabbare di più. Li ho allontanati un po'. Ho guadagnato un po' di tempo. Chi è che mi sta colpendo? Figurati se non è sta tipa. Niente, ho provato a grabbarla quando ho alzato, ma non ce l'ho fatta. Morta, buono. Tempo supplementare, dai. No, non avevo il colpo da tirargli. Muori per favore, Lucio. Grazie. Ora loro rimarranno qui per cercare di toccarlo, ma non ce la fanno. Buono. Dai, ce l'abbiamo fatta. All'inizio sembrava una partita davvero tanto sbilanciata. Probabilmente eravamo in uno in meno, credo, eh. Perché sembrava davvero strano che non riuscissimo a giocare. E sembrava strano che il nostro danno avesse 900 danni. Probabilmente hanno messo dentro quel giocatore dopo che uno di noi ha abbandonato la partita. Almeno credo, non so se è andata davvero così, se sia andata davvero così. Però, almeno abbiamo vinto. Così pochi punti. Cioè, per la vittoria mi dai 150 punti. Oh, vabbè. Comunque, andiamo a fare un'altra partita, come al solito, giocando sempre Raw Dog. Partita trovata e vediamo. Speranza. Andiamo, dov'è la mia freccia nel mouse? Ecco qua. Andiamo a selezionare il Rodog. Tra l'altro non devo nemmeno avere fretta a selezionare il tank perché sono da solo. Quindi. GG, GG, GG. Vediamo un po', eh. Hanno preso Hanzo da noi come danno. Spero che prendano un champion da danno un po' più facile. Bravo. Bravo con Bastion. E come support abbiamo Mercy, credo sia lei. Questa qui. E l'altro support chi è esattamente? No, giusto per capire, no? Mercy. E Lucio lo conosciamo, ma lo conosciamo. Zenyatta pure. Ah, ha preso Kiriko. È la support con. È la support nuova. E evoca gli spiriti di una volpe che scatta in avanti e c'è un'altra velocità di movimento. La velocità d'attacco e i tempi di recupero degli alleati presso lungo la sua scia. Ok, almeno so cosa fa la sua ultimate. Dai, andiamo. Andiamo con il nostro bel Rodog. Speranza. Questa dovrebbe essere una mappa nuova. Però mi ricorda molto una mappa vecchia. Di Overwatch 1. C'era una mappa molto simile, se ricordate. Arrivano da lì. O sì che arrivano da lì. Tiriamo giù quella Marisa di merda, no? Raga, servirebbe che qualcuno facesse danno, però non vorrei dirlo. Palesemente manca danno. I loro tank sono lì davanti da 3 ore e non riusciamo a ucciderli. Buono. Dai, ha parato anche il mio grab, sta schifo. Oh, il coso, dov'è? Ah, ok, eccolo là. Ops, ho preso un Genji. Un Genji volante. No, era fuori range, peccato. Rimaniamo dietro di lui. Andiamo di grab se riusciamo. Peccato non essere riusciti a grabbare.
quanto dura lo scudo di Brigitte. Dannata. Raga, riuscite a batterla voi, Marisa? Buono. Buono. Finalmente, un po' di danno. Dai. È stata una battaglia ardua lì sullo stretto. Questa sì è una mappa uguale a quella molto simile. Probabilmente l'hanno reworkata solo di skin. Io sto qui sotto, eh. Continuo a portare avanti il carretto. Orisa però deve essere buttata giù. Altrimenti fa questo. Buono. Che mi ha colpito? Da lì sopra sempre? Sì. Vabbè, noi passiamo di qua e rifossiamo. Troppo distanti per un grab. Troppo, troppo distanti. Però posso farne un po' di danno. Ah, vedi che c'è qualcuno. C'è qualcuno da prendere. Senti, la ultimate di questo tipo. Buono. Buono, buono, mi sono salvato in extremis. Dai. Prenditi un po' di danno in faccia e muori. No, dai. Anzo da dietro, peccato. Peccato, stava andando bene. Minchia, sto Anzo qua. Che colpo ha fatto. È venuto da dietro, ha ammazzato il nostro Anzo, poi ha ammazzato me. Niente male. Niente male davvero. Dai, vediamo di raggiungere di nuovo il trasporto. L'abbiamo portato avanti parecchio, eh. Carina questa variazione sul tema comunque del tipo di partita. Chi è che sta andando avanti qui? Tu? Ah, minchia. Ma l'ho disintegrato subito, ero da solo. Ok, non pensavo di essere da solo, sinceramente. Ok, forse però hanno usato tutto su di me e i miei compagni l'hanno ucciso. È abbastanza, sì, lo stiamo portando dall'altra parte. No, lo stanno portando ancora loro. Niente, devo aspettare i miei compagni quando arrivo là, non posso andare ancora da solo io. A meno che riesca a grabbare qualcuno così velocemente, ma no. Oh, qualcuno è morto. Dai, non sono riuscito a grabbarlo. Muori per favore, puoi gentilmente morire. Buono. Eccolo che arriva lui con la sua ultimate. Ma non è un problema. Ah, morta poco prima che potessi grapparla. Vabbè, lui è a full vita, non si sa bene come. Si è refullato immediatamente. Buono, morta. Speravo di predittare un po' lì, però non ce l'ho fatta. Ah, però. Proviamo a portarlo avanti sto payload, che guadagniamo comunque punti. Ah, che mi ha disintegrato. McCree? Sì, McCree, minchia, ma mi ha tolto miliardi di vita con dei colpi.
Però adesso a me si viene comunque. Mancano 3 minuti in realtà, cioè c'è tempo di perderla benissimo la partita. Poi devo un po' imparare le scorciatoie per arrivare velocemente nei posti in cui devo arrivare. Buono? Via. E niente, lo curano. E muoio io, cioè, l'ho grabbato io. L'hanno curato più dei danni che gli potevo fare. E sono morto io, perfetto. Continuerò a dire che le cure in Overwatch sono totalmente sbloccate. E non ha senso che curino così tanto i campioni. Soprattutto non ha senso che curino così tanto se hanno usciti due supporti in un team da 5. Sembra un po' troppo. What? Anche la ultimate di McCree è molto bilanciata, mi dicevano. Molto, molto bilanciata. Aspettiamo loro. Dai, forza. Cosa è successo al mio grab esattamente? Ah, che goduria, muori. Buono. Marisa che ogni volta mi annulla il grab. Buono che muore Marisa. Ah, lì era poco fuori range, purtroppo. Portiamolo avanti, sto coso. Muori, muori, muori. Buono. Fortissima la ultimate di Moira, avete visto che mi ha tenuto in vita un casino. Qui, morta, buono. Là potrebbero arrivare di nuovo, lo sappiamo. Però ecco, questo dovrebbe assicurarci abbastanza la vittoria. Portiamolo un bel po' avanti. Ah, peccato. Dov'è che sparano? E non si sono coordinati molto bene, eh. Se fossero coordinati meglio, li avrebbero vinto. McCree, addio. E un po' si gode. Dai, speravo di prenderlo. E sto guadagnando tempo, ragazzi. Forse anche fin troppo. Cioè, dove erano tutti? Mi erano morti, probabilmente. Però, dai, ho guadagnato tempo finché respawnassero. Ci sta. Ok, dai, anche questa partita, tutto sommato, è abbastanza equilibrata. Buono. Forse serviva tempo all'Overwatch per capire a che livello fossi. E per mettermi quindi una partita equilibrata. Non saprei. No, mezzogiorno di fuoco inculati, guarda. Bomba agganciata. Ma che cazzo vuoi? Boh, va bene. Impossibile colpire McCree che ti salta a 2 cm dalla faccia, guardalo. Ma anche lui non stava capendo niente. Ma scusami, guarda come si muoveva. Va bene. Ho la ultimate io. Dovrei riuscire a tirarli via dal payload. No, dai, abbiamo perso, peccato. Peccato, peccato. Quello lì ha cambiato Marisa, ha preso Reinhardt alla fine e ha vinto praticamente.
Non sono più riuscito a far niente. Questo non ho ancora capito come funziona l'extra time di Overwatch a quanto pare. Geva, che scrive 15 minuti di extra time GG Riot, o anzi GG Blizzard. Vabbè, qua abbiamo avuto un esempio di come le ultimate di Overwatch sono assolutamente sbroccate. Chi dice il contrario non capisce nulla. Comunque, bene per questo video abbiamo finito. Esco dalla partita, annullo la coda. E abbiamo provato anche il Rodog di Overwatch 2, che non è cambiato essenzialmente nulla. Però, appunto, se non nel modello praticamente. Quindi abbiamo provato Soldato, Rodog. E direi che per la prossima volta potremo provare magari un champion nuovo. O meglio, un eroe nuovo. Vediamo se ci riusciamo. Quindi, vi ringrazio per aver seguito il video fin qui. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glaciosphere è tutto. Al prossimo video!